Dedico questo video in particolare a tutti coloro che guardano i video di questo canale e non sono ancora saldi nella fede nel piano e ancora vacillano davanti a notizie che appaiono discordanti. Nelle note descrittive al video troverete un link dove potrete andare a vedere le foto a cui si fa riferimento nel testo. Questa canalizzazione è stata fatta il giorno 20 gennaio, lo stesso giorno della cerimonia di inaugurazione. Tenetelo presente. I Bell Ringer 46, Hatton, aggiornamento 20 gennaio 2021, traduzione marina. Quello che avete osservato oggi in TV per quanto riguarda l'inaugurazione di Biden era realtà virtuale. Trump rimane presidente degli Stati Uniti, come segue. Foto numero 1. Lettera che Trump ha lasciato. Tenetevi forte, il meglio deve ancora venire e sarà un viaggio accidentato. Hatton. Parlo questa mattina a tutti quelli che hanno un peso nella luce e agli esseri dotati di anima. Molti di voi sono scoraggiati riguardo al presidente Trump. Pensate che si sia arreso e abbia ceduto a Biden come presidente comunista di questa grande nazione. Quanto è lontano dalla verità della questione. Molti di voi sono scoraggiati da tutti gli articoli negativi su Trump, che ha perso le elezioni. Avete ascoltato il suo discorso ieri sera, ovvero il 19. I democratici erano felici che lui avesse ammesso l'elezione. Tutt'altro. Avete davvero sentito cosa stava dicendo? Non ho sentito quelle parole, ma l'ho sentito parlare al popolo della Repubblica. Dovete leggere tra le righe quello che sta dicendo. Naturalmente deve tacere il suo piano. Nessuno lo sa. Non il popolo, non i media e sicuramente non i democratici. Li chiamo con questo nome perché è quello che sono, demoni. Non pensate neanche per un minuto che Trump si sia arreso. Non è questo il caso. Questa è l'arte della guerra. Se sei stupido, fai credere alla gente di essere brillante. Se sei brillante, fai credere a tutti di essere stupido e idiota. Indovinate dove si trova Trump in questo momento. Lasciate che vi ricordi che Joe Biden non è altro che un doppio, un clone. Il vero Biden se n'è andato da molto tempo e vi posso assicurare che non è in una posizione comoda. Voglio che leggiate ciò che Trump ha twittato non molto tempo fa. Questo messaggio è ancora valido e sarà portato avanti al massimo grado. Eccolo qui. Foto numero 2. Leggete attentamente l'ultima frase. Rimarrò presidente a tempo indeterminato fino a quando tutti i nemici interni saranno arrestati. Quello che il suo discorso di ieri diceva veramente è che si è dimesso dall'essere amministratore delegato della Corporazione America. Perché? Perché non esiste più. Come può Biden essere presidente e CEO di una corporazione defunta? Pensate. Posso dirvi che tutto andrà bene in America, altrimenti la madre terra si sarebbe rivoltata da tempo. Lei ha permesso che le cose progredissero e che il piano di Trump si realizzasse. Vi ricordo un altro articolo pubblicato su Four Winds. Washington DC è sotto chiave con migliaia di truppe. Chi ha ancora il controllo militare? Biden? Oh, questo è un grande no. Trump ha ancora il controllo, quindi non dimenticatelo. Ci sono cancellate su cancellate che circondano l'edificio del Campidoglio, dove questo fiasco avrà luogo. La trappola è pronta.
Se e quando Biden e i suoi malvagi entreranno nel cancello del luogo dove dovrebbe essere inaugurato, i cancelli saranno aperti. Quello che nessuno sa è che i cancelli si chiuderanno dietro di loro come un branco di topi presi in trappola. Guardiamo come si svolge questo dramma. Ecco un'altra citazione di Trump, ricordate? Del 14 gennaio 2021. Foto numero 3. È uno screenshot. La condizione di emergenza è già in atto dall'inaugurazione. Sì, la cerimonia per la nomina di Trump a Presidente della Repubblica degli Stati Uniti ha già avuto luogo. Fidatevi di ciò che vi ho detto. Non tutto è perduto. Rimanete fiduciosi e godetevi ciò che si svolgerà davanti all'intera nazione. Nessuno sarà più sorpreso dei democratici. Aho. Giorgos Cheres Haton, alias Dio Haton, creatore della luce. A chiusura del video vi leggo un testo del giornalista Gianmarco Landi. Perché Trump e i suoi strateghi ci hanno fatto ingoiare questo rospo? Perché dobbiamo stare in trincea a soffriggere mentre gli imbecilli sui social e in famiglia ci prendono in giro? Perché capire la politica significa elevare l'intelligenza a quella di un principe ed è molto difficile farlo. Chi non è rimasto smarrito in questi ultimi giorni? In una democrazia che funzioni, questa virtù principesca deve essere estesa a molti e non deve essere il privilegio di pochissimi. La democrazia è forte se in molti si interessano della res pubblica, capendo quello che accade, non se gli spalti delle curve sono assiepati da uomini e donne senza virtù. Ogni virtù richiede un qualche sacrificio, ed è quello che la trincea dei patrioti e umanisti contro il nuovo ordine mondiale richiede ora. Quale logica in quanto accade? Trump ha dovuto fare il passo indietro ed essere fuori dal potere per un po', perché altrimenti lo scivolamento del potere in mani militari non sarebbe stato possibile in maniera intelligente, e sia lui sia il Pentagono sarebbero stati incolpati della conflittualità con la Cina, importante capitolo di storia appena aperto, altro che Insurrection Act. La sinistra radical non l'avrebbe mai accettata una transizione da Trump ad una giunta del Pentagono, ad uopo dell'Insurrection Act, per poi rifarla qualche mese dopo in favore di Trump. Quindi avrebbe avuto gioco di facile violenza in strada, con propaganda nelle TV a grave detrimento di questa operazione in USA e nel mondo. Per questo gli strateghi di Trump hanno deciso di far giurare un presidente controllato dalla Cina, che ora è formalmente al potere. Quantunque avviluppato in una struttura emergenziale creata da Trump, che lo commissaria di fatto. Ciò ha consentito da 2 giorni agli apparati USA di rompere con la Cina. Petroliere e navi merci cinesi sono state bloccate nei porti e addirittura in mare con la forza. L'account dell'ambasciata cinese su Twitter è stato sospeso per ordine governativo. I tour operator non fanno più viaggiare i cinesi e così via. La palude ai piedi presidenziali ora non è quella del Deep State, ma quella preparata da mesi, credo molto meglio di come abbia fatto Obama nel 2016, colto di sorpresa dalla vittoria dell'outsider Trump. Ciò mette sotto scacco Biden, accusandolo di aver messo gli Stati Uniti effettivamente sotto un'occupazione politica straniera. Così si stanno creando i presupposti migliori per i quali i militari potranno essere in grado di dichiarare Biden non solo illegittimo per brogli, ma soprattutto controllato dalla Cina. Pensiamo logicamente. La chiave per vincere la guerra è solo nell'impiego di dinamiche e giustizie militari, senza le quali non si potrebbe ripulire nulla.
Ma come si potrebbe arrivare a ciò se non in questo modo, cioè baciando il rospo? Appena insediato Biden, è stato attuato questo piano di rottura con la Cina, con cui Biden non ha fatto i conti. E se Biden agisse per smontarlo, finirebbe in una ulteriore trappola, avvalorando sempre più le sue pendenze giudiziarie e giustificando il ricorso dell'Emergency Broadcast System, comunicazioni massive forzate, che non sarebbe ascritto a Trump. In questo modo si potrebbe concretizzare la prova regina dell'occupazione del potere da parte della Cina e non solo dell'alto tradimento, su cui il ventre molle dei repubblicani ora non converge, perché inguaia quasi tutti i loro vertici. La sponda nemica forte non è negli artefici dei brogli, ma nella Cina. E del resto, chi ha unto questa specie di virus? Scusate, e del resto chi ha unto di questa specie di virus il mondo? Tutto è stato organizzato tutelando la sovranità, perché l'emergenza nazionale e il dispiegamento delle strutture FIMA, del Dipartimento Interno e dell'Esercito salvaguardano la sovranità americana dai rischi che Biden possa pregiudicarla, facendo entrare in America apparati cinesi ulteriori ai servizi che già lo proteggono e che erano agganciati mani e piedi alla corrotta Cina. Nel Principe Machiavelli scrisse: «Nella guerra può molto più la disciplina che il furore». Perciò baciamo il rospo tenendo la linea, ma non certo per fanatismo, ma perché il senso dell'americanata è una favola e di principi nelle favole di una democrazia dobbiamo essere anche noi. Gianmarco Landi.